Intanto questi eroi qui non smetteranno mai di esserci vicino e di vivere con noi quello che andremo poi a percorrere in futuro. Lui aveva questa qualità di essere così umano, così persona per bene, perché poi la sintesi di tutto è che era una persona per bene, che aveva questa sua caratteristica di protagonista, non protagonista, perché lui ha vissuto la sua infanzia con le difficoltà che tutti sapete e che non volendo diventare poi un grandissimo personaggio, ma allo stesso tempo volendolo diventare per poter dare quelle qualità che si hanno a disposizione da personaggi a tutti gli altri. Il faro che più importante che lui voleva rivolto verso se stesso era quello degli amici, di quelli che aveva vicino, a cui lui aveva fatto del bene. Lui era il faro che voleva, era di quelle persone che aveva fatto felici, non perché era rombo di tuono. Mi hanno parlato di un aneddoto nel 2006 dove tutti salgono sul pullman della vittoria e poi invece si eclissa andando via in taxi e mettendosi da parte per lasciare la visibilità a tutti gli altri. Quello era lì. È la Mister, cosa vorrebbe che arrivasse alla sua nazionale che sta guidando delle qualità di No, questo le vorrei tutte, qui c'erano tutte le qualità, perché poi Rombo di Suono è veramente diciamo, il soprannome, o il nome che lo ricorda bene, perché il suo tiro e la sua forza morale aveva questo rumore che erano molto più importanti e molto più forti delle parole. Poi mi ricordo che ero bambino e la sua figurina era quella più ambita da mettere prima possibile nell'album. Era quello veramente che aveva il visore, il cannocchiale sul piede sinistro, perché quando metteva a fuoco il palo e il palo di sostegno della porta tirava in quel metro lì e la palla finiva sempre Posso chiedere lì. un'ultima Grazie a tutti, considerazione? Se signori. posso, da uomo di calcio, sono passati 54 anni da quello scudetto. Vedere che qui ci sono tre generazioni e 54 anni dopo una terra intera, l'Italia intera, applaude Riva, questo Bomber. Significa che non è solo calcio quello che predica lei e i suoi ragazzi, non è solo giocare a pallone quello che Sì, fate. eh sì, eh sì. Eh sì. Prima si andava a ricercare anche quelle che erano le doti morali, le doti umane dei calciatori. Si andava anche o perlomeno anche al calcio che ho giocato io, si andava a voler conoscere in che contesto viveva e quali fossero i valori dei calciatori. Ora si fa un po' meno e bisognerebbe tornare a farlo per riavere questi eroi qua.